E benoventi, ragazzi, sono Girbo e sono qui oggi tornato perché me l'avete chiesto in tantissimi, volete sapere effettivamente quanto ho portato a casa di soldi nel 2020 da YouTube, ovviamente. Come potete vedere dalla prima schermata dove ve lo sto già facendo vedere, ho effettivamente portato a casa 938,86 dollari da YouTube in tutto il 2020. Però ho un paio di cose da precisare, ovvero. All'inizio dell'anno, quindi gennaio scorso, io facevo le streaming su YouTube perché, per chi non lo sapesse, io ero un videogiocatore che faceva streaming su Fortnite. Quindi, la, mia la mia maggior parte delle entrate era derivante non dalle pubblicità ma dagli abbonamenti. Cioè, quindi dalle persone che si abbonavano pagavano per vedermi giocare. Successivamente, poi ho smesso di streamare e ho continuato per un po' a fare video di videogiochi. Che hanno un rpm bassissimo come vedete qua l'rpm è semplicemente quanto io ricevo in dollari per ogni mille visualizzazioni ok considerate che i video su i videogiochi hanno un rpm di circa all'incirca 50 centesimi ogni mille visualizzazioni vuol dire che per ogni mille visualizzazioni che io ricevo ricevo circa 50 centesimi di dollaro per i video di finanza, essendo che è una nicchia nella quale le aziende sono disposte a pagare tanto di più per le pubblicità, l'RPM è di circa intorno a 10, tra i 10 e i 12, vuol dire che per ogni 1000 visual che faccio, ricevo all'incirca 12 dollari l'ordi di tensione. Infatti, come potete vedere, se io considero tutto il 2020, ho ricevuto all'incirca 938 dollari, di cui 3,32 dollari di RPM, ma se noi andiamo a prendere gli Ultimi tre mesi, se andiamo a prendere gli ultimi 90 giorni, vediamo come l'RPM, essendo che ho iniziato a fare video ad aprile in cui vi mostro quello che sono i miei investimenti cose del genere, l'RPM è stato tantissimo, infatti, negli ultimi 90 giorni ho fatto 510 dollari. Il video, di, il video di oggi lo faccio perché voglio spiegarvi: se secondo me, essendo che io conosco il lavoro che c'è dietro, ne vale la pena farlo. In primis, se io vi, dovessi dire se ne vale la pena, sinceramente penso che no, non ne valga la pena, semplicemente perché di questi 100, 510 dollari sono inclusi gli abbonamenti al canale, essendo che non solo lo sapete, ma nel primo link in descrizione potete cliccarlo, fa vedere tutti i livelli di abbonamento che ho previsto per il mio canale. Quindi se non sapete di cosa parlo, semplicemente o cliccate sul tasto abbonati di fianco al tasto iscriviti e vedete cosa, cosa sono i vantaggi. Se no, cliccate sul link, primo link in descrizione e vedete quali sono appunto i vantaggi del mio canale. Come, ecco, vediamo qua: 150 dollari derivano dagli abbonamenti. Ok? Negli ultimi tre mesi ho fatto 150 dollari di abbonamenti. Mentre le, le entrate derivanti dalla pubblicità sono solo 360 dollari. Quindi, se noi dividiamo questi 360 dollari per i video che ho fatto, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se noi facciamo 359,83 diviso 18 video, poi vabbè il discorso sarebbe un po' più ampio però non ne vale la pena secondo me affrontarlo, vediamo che di fatto ho incassato 19,99 dollari lordi a video, considerando che io ogni video ci metto tra le 2 ore e mezza e le 3 a farlo, e quelle 2-3 due, due ore e mezza presuppongono che io abbia una formazione, ad esempio essendo che io studio all'università ho già una formazione di economia e oltre a quella formazione lì io devo anche informarmi su tantissime cose quando faccio video perché vi parlo di aziende, quindi devo informarmi. Quindi di quelle, quelle due ore e mezza non comprendono tutta la parte di informazione del video, quindi se, se noi mettessimo anche quella supponiamo che Metto 4-5 ore a video, però noi stiamo solo nell'ambito della registrazione ed editing del video, anche caricare, fare le miniature, quelle così. Supponiamo 2-3 ore. Quindi dividiamo questi 19,99 euro per 3, che sono le 3 le ore che ci metto a fare un video. Quindi vediamo che di fatto io ricevo 6,66 dollari lordi l'ora per fare i video. Ok, se noi andiamo a vedere qual è poi il tasso di cambio perché se noi facciamo vediamo che di fatto 6,66 sono 5,40 all'ora quindi già così posso farvi capire che di fatto non so quanto ne valga la pena perché tendenzialmente i, la media delle visual dei miei video è di circa facciamo 1000 visual a video la media sarà intorno tra i 900 e le 1000 visual a video che non sono poche considerando la nicchia che ho perché io ho la nicchia di una nicchia ovvero la nicchia del mercato azionario che è una nicchia degli investimenti se noi supponiamo ad esempio Pietro Michelangeli, lui ha la nicchia degli investimenti, io appunto ho una nicchia della nicchia, quindi è difficile fare le visual, però io sono abbastanza contento delle mie mille vi visual a video. Questo vuol dire che tendenzialmente se io volessi un minimo guadagnarci dovrei fare il doppio al minimo delle visual, vuol dire che dovrei fare 2000 visual a video in media, in modo tale che questi 6,66 dollari a video Siano di fatto 13 Che sarebbero all'incirca 10,54 euro L'ordi L'ora per fare i video Che secondo me è ancora fattibile Considerate che di quei 10,54 euro Io devo ancora pagarci le imposte Supponiamo quindi che In tasca prenderei 7 euro, quindi non so effettivamente quanto ne valga la pena ed è per questo che tendenzialmente ho aggiunto la possibilità di fare gli abbonamenti perché secondo cioè se io dovessi solo fare i video non ne vale la pena sinceramente poi non so considerando che io ho anche un altro lavoro dove mi vengono pagate di più le ore non è che abbia troppo senso quindi tendenzialmente se secondo me fate l'abbonamento ci guadagniamo entrambi perché ho una fonte in più di entrata e mi permette di fare i video con più voglia e senso. Ora voglio farvi vedere, infatti, il grafico delle entrate mensili. Come potete vedere, io sono partito a gennaio dove avevo ancora i residui degli abbonamenti del canale. Infatti, facevo 68 dollari al mese, e sono passato poi a farne 60 intorno a maggio e ho iniziato a fare i video di economia. Infatti, come potete vedere. Sono incrementati tantissimo le entrate. Sono arrivati a un minimo di agosto, a 25 dollari, perché estate non ho fatto video, ho fatto forse un video in tutto il mese, e quindi le, 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 eh, i soldi arrivano ancora dei video vecchi di luglio, giugno e maggio. E poi ho avuto il boom intorno a settembre, ottobre, novembre e dicembre, dove ho iniziato a guadagnare qualcosina. Poi a gennaio, ovviamente, sono 29 dollari in 5 giorni, quindi perché. Perché sostanzialmente sto cercando di fare un video al giorno Però vi dico già che fare un video al giorno è mentalmente distruttivo Perché? Perché io lavoro mattina e pomeriggio Finisco di lavorare, mangio, poi chillo un po' La sera registro il video, lo monto La mattina mi sveglio, lavoro, finisco di lavorare, lo carico Faccio la copertina, metto i tag e tutte quelle cose lì Metto la descrizione, il titolo così Carico il video, ci sto un po' dietro e poi torno a lavorare Cioè è infattibile quello non lo farò mai, provo a fare questo mese qua giusto per vedere se è fattibile. E vi dico già al stesso giorno che non è fattibile, però penso che comunque due o tre video a settimana ci possano stare. E sostanzialmente, se io facessi così, penso che ne possa valere la pena. Ovvio, lo dico sinceramente, ho bisogno degli abbonamenti per renderla una cosa produttiva perché se io devo fare un video che mi viene remunerato 5 euro l'ora. Ragazzi miei, non lo faccio. Non ne vale la pena. Per 5 euro l'ora vado a fare il cameriere in un bar e ne piglio di più. Soprattutto perché per fare questi video qua ho bisogno di una competenza che è, secondo me, sopraelevata rispetto alla competenza media delle persone. Questo non voleva essere una cosa offensiva, è semplicemente perché. Per fare dei video del genere ci vuole, non dico un titolo di studio, però ci vuole una competenza più elevata. Non so come esprimerlo in altro modo. Non è che sto facendo un video di videogiochi dove devo semplicemente giocare e parlare. Devo parlare con competenza, con coscienza. E con conoscenza, quindi penso sinceramente che non ne valga la pena. Io continuo a farlo perché mi fa piacere e poi potenzialmente perché se a me capita che un video mi vada bene, tendenzialmente effettivamente posso guadagnare. Perché supponiamo che io faccia un video che effettivamente esplode e magari faccio 10.000 visual. Io di fatto ho perso sì tre ore per registrare il video, però quelle 10.000 visual lì mi hanno fatto fare 100 dollari, anche più di 100 dollari. Quindi. Tendenzialmente dipende tutto e dico tutto delle visualizzazioni che fai, quindi io finché faccio mille visualizzazioni, alla video non ne vale la pena secondo me, secondo i miei calcoli, se io dovessi già solo arrivare a 2000-3000 viso alla video allora lì ne varrebbe la pena e sinceramente non avrei bisogno di fare gli abbonamenti, però io tendenzialmente fino a quando continuo a fare le mille visualizzazioni. a video devo fare gli abbonamenti ma penso che sinceramente tutti gli abbonati siano contenti del, di quello che sto facendo per loro detto questo fatemi magari sapere voi nei commenti effettivamente cosa ne pensate ad esempio io vi facevo vedere vi dicevo prima che i video di videogiochi sono pagati tanto di meno considerate che questo video qua mi ha generato con 109.000 visual mi ha generato 57 dollari io se avessi fatto queste 109.000 visual su un video di economia non avrei fatto 57.000 dollari, ne avrei fatti 1000. Ora capite la differenza. Diciamo che fa tutta la differenza del mondo, là. Detto questo io spero che questo video qua vi sia stato esplicativo, niente, raga, penso ci possiamo beccare dal prossimo video che ovviamente sarà domani.